Il rinnovo automatico ti consente di godere in tranquillità del tuo servizio, senza il timore di dimenticare la scadenza e perdere la tua casella PECCA. Il rinnovo automatico viene attivato di default pagando l'acquisto o il rinnovo attraverso la carta di credito o l'account PayPal. Il sistema memorizza in tutta sicurezza i dati del metodo di pagamento utilizzato e ricorda per i successivi rinnovi la tipologia del servizio e la frequenza di rinnovo, da 1 a 5 anni, scelta nell'ordine precedente. Per esempio, se nell'ordine precedente hai scelto la tipologia PECCA Pro con una frequenza di rinnovo di 2 anni, tra 2 anni il servizio sarà rinnovato in automatico, 7 giorni prima della scadenza, con la stessa tipologia e frequenza. In qualsiasi momento puoi verificare tramite l'area clienti PEC o la webmail PEC lo stato dell'opzione e attivarla o disattivarla in autonomia. Per attivare il rinnovo automatico da webmail.pec.it ti basterà cliccare sul menu utente in alto a destra e dopo aver avuto conferma della data di scadenza e che il rinnovo automatico non è attivo, clicca su Rinnova. Il sistema ti porta direttamente sul carrello di rinnovo. Dalla seguente pagina, conferma o modifica i dati titolari della casella PEC. In caso di persona giuridica, ditta individuale, azienda, libero professionista o pubblica amministrazione, su dati fatturazione inserisci l'identificativo per l'invio della fattura elettronica. Clicca su Prosegui e completa l'ordine. Al termine dell'ordine potrai scegliere uno dei metodi di pagamento indicati dal pannello. Scegliendo carta di credito o PayPal, sarai avvisato che attiverai anche il rinnovo automatico. Se questa opzione non ti interessa, puoi disattivare il rinnovo automatico attraverso la procedura indicata al termine del video. Scegli la frequenza di rinnovo, accetta le condizioni contrattuali e conferma e completa l'ordine. Se preferisci procedere dall'area clienti, è altrettanto semplice. Digita areaclienti.pec.it e scegli se entrare con l'indirizzo completo della tua casella PEC e la password o con il tuo username Aruba e la password. Se accedi con lo username @aruba.it, come in questo esempio, visualizzerai anche eventuali ulteriori caselle PEC o ulteriori servizi certificati. Per questa ragione, prima di rinnovare, dovrai cliccare a sinistra su Posta certificata. Nel box della casella che ti interessa, clicca a destra su Rinnova. Il sistema ti porta direttamente sul carrello di rinnovo. Da qui la procedura è identica a quella appena mostrata. Dalla seguente schermata specifica i dati titolare della casella PEC. Prosegui per passare allo step successivo. Al termine dell'ordine potrai scegliere uno dei metodi di pagamento indicati. Infine visualizzerai la seguente schermata di conferma. Poi riceverai una email di conferma ordine all'indirizzo di riferimento dei dati intestatario. In alternativa puoi attivare il rinnovo automatico anche senza procedere al rinnovo, semplicemente cliccando il selettore non attivo nella sezione rinnovo automatico. Se in precedenza non hai salvato un metodo di pagamento con carta di credito o PayPal, dovrai aggiungerlo cliccando l'apposito pulsante e seguendo la procedura guidata. Se ne hai già uno salvato, potrai semplicemente selezionarlo. Una volta attivato il rinnovo automatico, il pulsante Rinnova non sarà più visibile in area clienti PEC e in webmail PEC.